Russian, English, Hungarian, Italian. Ragazzi, per tutti i fans della UTech, qui si va, non si va di tecnologia, si va ancora a mano, lavoriamo a mano, però noi ci divertiamo, quindi un grande abbraccio a tutti voi e alle star della giornata, dalla Siffredi Production e da Rocco. Ciao ragazzi. Ciao amici nerd, avete visto il messaggio di Rocco per i nostri lettori? Rocco and Roll, no, Rocco è il nostro nuovo miglior amico di UTech. Esatto. Ci ha fatto questo favore perché ci vuole bene. E soprattutto perché l'abbiamo intervistato e gli abbiamo fatto una serie di domande sul porno 2.0, il porno nel momento, nel tempo di internet, del tutto gratis, tutto subito, basta un cellulare. Tinder, di Facebook, di Spotify, no, Spotify non c'entra nulla. No. Però è una, insomma, Rocco, che è il massimo esperto italiano, direi, sull'argomento, ci, esatto, ha fatto... È la bandiera. Diciamo che, oltre a raccontarci cose molto divertenti, perché è una persona molto simpatica, ci ha anche aperto gli occhi, ci ha raccontato cose che non ci aspettavamo e ci ha fatto capire che comunque il porno online è una cosa seria, tutto sommato. E infatti ci abbiamo dedicato l'articolo grosso del numero, il Tech Life, e abbiamo una serie di punti da proporvi, sì, per far solleticare la vostra curiosità e per farvi pensare al porno come a qualcosa che, insomma, ci racconta anche un po' qualcosa di noi e ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, non è solo quella cosa perversa che fa poi Paolo nel suo sgabuzzino. Lo ammazzo e torno. Adesso ve ne parliamo. Il porno è una cosa seria, giusto? Il porno è una cosa molto seria. Motivo numero uno. Paolo, a quanti anni hai visto il primo porno della tua vita? 35! 35, 34, insomma, una roba del genere. Ecco, le ultime statistiche ci dicono che da quando esiste internet, da quando esistono i cellulari, da quando c'è YouPorn con tutto il porno gratis, l'età media si è abbassata per la prima visione di un materiale pornografico nella vita intorno ai 6 anni. Media, cioè magari sarà media, poi c'era anche più basso. Andiamo a posto, cavolo. Beh, comunque abbiamo chiesto a Rocco cosa ne pensava di questo argomento, anche perché lui ha lanciato proprio qualche settimana fa una proposta su change.org proponendosi come insegnante di un'ipotetica scuola di educazione classe, di educazione sessuale, che in Italia manca, proprio perché non vuole che le giovani leve, insomma i giovani ragazzi e ragazze su 10 anni imparino il sesso dai suoi porno, che è un po', insomma, magari esagerato, ecco, mettiamola così. Ragazze, tra l'altro, dei 10-12 anni, sulle quali abbiamo scoperto delle cose, diciamo, possiamo dire scioccanti, suona male scioccanti, per esempio che il 15% circa degli adolescenti e preadolescenti, quindi tra i 10 e i 13 anni, sono soliti riprendersi mentre fanno, si danno da fare e di diffondere il materiale tra gli amici e spero non i parenti, insomma, questo per dire che forse il discorso del che ci vuole un'educazione al porno, un'educazione al sesso online non è così campato per aria, ecco. Secondo discorso, Paolo, altrettanto importante sul porno è questo, cioè se tu ti svegli la mattina e cominci alle 7 a guardare porno e alle 6 di sera sei già arrivati a quelli con gli asini e 200 persone con gli orti. Alle 7:10 ci ho finito, ma comunque... Ah, una volta che poi torni a casa e ti ritrovi a fare quelle cose nella tua vita vera, insomma, potresti rischiare di rimanere deluso. Presenti non lo esclusi, dico io, certo. Per sempre presenti esclusi. Lo dice lo studioso, il professor Gary Wilson, americano, che ha scritto questo libro che si chiama This is your brain on porn, che spiega gli effetti che il porno ha sul nostro cervello, di fatto. Esatto, perché una volta il porno era il giornalettino che trovavi nascosto dal barbiere, che guardavi, eccetera, oppure la VHS da comprare, insomma, in dubbi, noleggi VHS, dove già uscirono sul retro delle edicole, dove se uscivano già e oggi invece, appunto, basta digitare il classico indirizzo YouPorn o roccosiffredi.com per vedere un sacco di cose molto pittoresche e fantasiose che nel 1980 ci sognavamo, insomma, ecco. E abbiamo chiesto anche questa cosa a Rocco e ci ha detto che è vero che c'è questa problematica, per cui non bisogna magari esagerare proprio come fai tu, come hai detto tu, 10 ore di porno di fila magari sono tantinelle esagerate, però è anche vero che secondo Rocco il porno può aiutare delle coppie, perché citiamo una piccola parte delle sue risposte: ognuno di noi ha un giardino segreto nascosto che conosce solo lui, col porno può scoprire prima di tutto che non è una roba da delinquenti, avere dei desideri un po' strani, sì. Esatto, e se poi alla donna sta insieme al partner giusto, la donna giusta, l'uomo giusto secondo i gusti, può scatenare questa cosa qua in un ambito circoscritto, ovviamente, cioè non è che tutte le sere uno si deve vestire da Batman come fa qualcuno della nostra nazione eccetera, e cose di questo tipo, però ogni tanto può succedere. Altro punto, ma il porno fa male? Adesso ti rispondo, aspetta un attimo, conta con me. 1, 2, 3.
E sai cosa è successo in questi 3 secondi? Che ho paura a chiedertelo. Circa 5 milioni di persone hanno cominciato a guardare un porno online. E non noi due. La media è di 1,7 milioni di nuovi porno che iniziano ogni secondo. Quindi vuol dire che sostanzialmente il porno lo si vede sempre, costantemente, tutto il mondo. Quindi la domanda è, veramente fa male? Andiamola a chiedere. Ci trasforma in assassini? Ci trasforma in assassini o quantomeno adesso seriamente c'è chi sostiene che un'eccessiva esposizione a materiale, diciamo, estremo possa far venire fuori il peggio di noi, possa spingerci a diventare violenti, possa spingere a vivere un rifiuto di una pratica estrema come un'offesa e quindi di conseguenza. In realtà, noi adesso siamo in Italia, se fossimo in Danimarca vi diremmo che non succede nulla, perché anzi si sta meglio, perché in Danimarca il porno è legale da 30 anni, è stato il primo paese europeo a renderlo legale ovunque, naturalmente con il discorso di minori di 18 anni, eccetera, eccetera, e da una ricerca che è stata fatta l'anno scorso, i crimini in generale sono diminuiti, ma soprattutto i crimini sessuali sono diminuiti. Naturalmente la spiegazione che diamo noi, terra a terra, che non siamo psicologi, non andate in psicologia, è che magari certe persone trovano sfogo in questi... nel porno più estremo, un po' un barzabecco in sostanza, e magari non fanno queste cose nel mondo reale. Ecco, questa è la nostra interpretazione e le prove, insomma, gli studi confortano questa nostra tesi. Che è un po' il motivo per cui esistono tutte le forme di rappresentazione artistica, diciamo, estreme. Cioè uno si guarda l'horror con serial killer per magari sublimare il suo istinto di violenza. Uno si guarda il porno con quello vestito da Batman, gli asini, le oche e i cavalieri medievali per sublimare il suo desiderio di mezzi, no? Quindi, insomma, fate come la Danimarca. Vado su YouPorn che tocca a me far partire il video, adesso tocco. L'ultimo punto... Noi siamo partiti dicendo che abbiamo fatto un'inchiesta sul porno 2.0, però 2.0, se 2.0 fosse solo youporn.com, che noia, cioè internet esiste. Due righe di articolo, esatto. Invece c'è qualcosa di più in giro, c'è per esempio tutte le app di appuntamenti, esatto. Più o meno random, in cui si sceglie il partner in base a una fotina, poi si scorre il dito a destra e a sinistra per dire mi va bene o non mi va bene. Metti mi piace, ci combina, sì, appuntamento. C'è persino un sito, questo te lo dico perché so che magari te potrebbe interessare. Per chi è appassionato, chi vuole incontri in divisa. Se ti piace un pompiere o una pompieressa, insomma, classico. O una poliziotta, su questo sito ti trovano proprio quello di cui sei in cerca. Naturalmente l'articolo è totalmente edulcorato, lo potete leggere in famiglia senza nessun problema. Anche diviso, se magari c'è qualche foto, magari state attenti, però. E poi ci sono tutta una serie di app, perché appunto nel 2.0 ci sono anche i gadget high tech che possono essere utilizzati, insomma, per gli incontri, eccetera, eccetera. E poi parliamo anche della realtà virtuale, perché con l'arrivo di Oculus, che costerà tra visore e computer 2.000 euro, almeno c'è un utilizzo che come per il tempo là dell'utilizzo video lungo. Esatto, come i tempi del VHS, quello che potrebbe determinare il successo del visore di realtà virtuale potrebbe essere il fatto del sesso, in sostanza. Tanto già che ci rimani cieco per questo visore sugli occhi. Vedi bene, perché c'è la vicina, esatto. Cioè. Concludendo, ricordatevi di scaricare UTech, che è totalmente gratuita, cioè per tutti i tablet di questo mondo, compreso anche un pezzettino di Marte, e da questo mese è disponibile anche per smartphone Android. Naturalmente noi consigliamo di scaricarla su device con lo schermo abbastanza grande, sopra i 5 pollici, però è compatibile con tutti gli smartphone. Quindi scaricalo. Quindi si è già fatto io.